Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale, Origini Ancestrali. Inizio oggi con questo primo video un lungo viaggio, ma a mio parere molto affascinante, che ci porterà a trattare principalmente della storia. Una storia che presenta non ben pochi problemi, soggetta a tanti pareri discordanti sulle diverse questioni aperte ancora oggi e su cui sembra che gli storici, archeologi e ricercatori non vogliano mettersi d'accordo. Nel nostro viaggio andremo a trattare la storia in modo alternativo, puntando il riflettore sulle varie problematiche che l'affliggono, come numerosi anacronismi, i vari misteri irrisolti, la questione geografica, le datazioni, i metodi di datazione, le varie scoperte archeologiche dubbie, la stessa cronologia e le sue varie versioni, e potremo continuare all'infinito. Sì, perché, contrariamente a quanto ci vogliono far apparire, la nostra storia è tutt'altro che comprovata al 100%, anzi, come detto sopra, presenta tanti problemi che solo ad uno studio approfondito possono essere notati. E per fortuna ci vengono in aiuto i tanti ricercatori che, slegati da vari interessi e con un'eccezionale apertura mentale e la voglia di comprendere e saper mettere in discussione il proprio punto di vista e all'occorrenza a modificarlo, si rendono spesso protagonisti di scoperte eccezionali, che fanno cadere ancora più nell'ombra le varie versioni accademiche, spinte da interessi maggiori da parte di chi ha l'interesse, perdonate la ripetizione, nell'indurre un vuoto conoscitivo nel resto della popolazione. Poiché, come si sa, la conoscenza è potere e, come disse George Orwell nel suo 1984, chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. E chi meglio di lui poteva saperlo, visto che faceva parte di determinati ambienti. Dopotutto, non è un segreto il fatto che a livello inconscio si percepisce il problema storia, e questo lo si nota quando si sente pronunciare la classica frase "la storia la scrivono i vincitori", oppure mi viene in mente anche "la nostra storia non è totalmente come ce la raccontano". Questi sono chiari segnali che la nostra memoria collettiva inconscia ha dei ricordi magari assopiti di quanto accaduto in passato, ma che tutte le nostre sovrastrutture ci impediscono di far riaffiorare. Forse è stato anche un processo psicologico di autodifesa il relegare in un piccolo angolo e dimenticare il ricordo riguardo a qualche possibile evento traumatico collettivo che ha quasi cancellato di netto la storia originale dell'umanità per essere sostituita da una versione dubbia e a su misura per chi ne ha tratto e continua a trarne profitto ancora oggi. Mi rendo conto che è una questione molto spigolosa, ma per fortuna la si è iniziata a trattare da molte parti e molti stanno prendendo consapevolezza sul fatto almeno che c'è molto che non ci è stato raccontato del nostro passato. Eventi e situazioni che ad oggi verrebbero relegate a mere fantasie o storie fiabesche, ma se in qualche modo la nostra storia ci è stata rubata e alterata, chi lo ha fatto non può comunque andare contro le leggi universali e di libero arbitrio. E così sono costretti in qualche modo a comunicarci la verità, anche se in piccoli frammenti sparsi qua e là, magari attraverso i miti, le fiabe, le produzioni cinematografiche di fantasia o fantascienza, ma devono farlo. Ed è per questo motivo che, se si analizzano e si ricercano le prove di questo passato dimenticato, osservando con occhio critico le cose per come ci appaiono e senza filtri, esse possono mostrarsi a noi. Perché nonostante la mano distruttiva della riforma attuata nel XVI-XVII secolo, che ha visto la distruzione di molti testi scritti, l'alterazione delle mappe, l'inondazione di vari luoghi e la loro relativa distruzione, l'annientamento di interi gruppi etnici e di popolazioni portatrici di memorie ancestrali, nonostante tutto questo, molti indizi sono rimasti. Anche se sparsi, e forse non basta questa vita per trovarli tutti, ma ci sono. E aspettano tutti noi per essere portati alla luce e cercare così di ricordare. Anche se ricordare può essere doloroso, e la stessa comprensione di quanto è profondo il significato della frase "la storia la scrivono i vincitori" può inizialmente sconvolgere, è bene prenderne quanto prima consapevolezza, così da iniziare, anche se divisi fisicamente, ma uniti nell'intento, il viaggio volto alla ricerca che ci condurrà a riscoprire le nostre origini, la conoscenza che un tempo era di tutti, e ricordare quindi chi siamo e com'è costituita la realtà che ci circonda. Perché se non siamo consapevoli di noi stessi, di com'è formato il piano esistenziale in cui viviamo e non conosciamo nulla delle nostre radici, non abbiamo identità. Siamo semplicemente corpi vuoti,
alla mercé di chi vuole continuare a comandare e ottenere un profitto monetario ed energetico a nostro discapito. Da questo momento inizia il nostro viaggio. Si torna alle origini. Grazie mille per la visione di questo primo video introduttivo. Vi invito a seguire il canale, se volete, e la relativa pagina Facebook, dove condividerò anche gli articoli del blog. Metterò comunque tutto in descrizione. Come accennato all'inizio, il percorso partirà trattando della storia, ma a me piace fare la ricerca anche a 360 gradi e a livello multidisciplinare. Quindi inizieremo con la storia, ma poi andremo a collegare i vari puntini trattando anche esoterismo, alchimia, scienze naturali e chi più ne ha più ne mette, insomma. Quindi grazie ancora per la visione di questo video e a presto.